Phil Holland è nato e cresciuto nella California del Sud. Interessato fin da giovanissimo alle arti visive, lavora a Los Angeles come specialista della post-produzione nell'industria cinematografica e ha contribuito a creare gli effetti visivi di molti dei film che negli ultimi anni hanno sbancato i botteghini. Artista versatile, al lavoro di fotografo freelance affianca quelli di illustratore, filmmaker, musicista e insegnante. Ci descrivi il tuo lavoro? Il mio lavoro agli studios, la fotografia tecnica, è quello più semplice, quasi noioso. Trovo più difficile il lavoro personale, più artistico, perché cerco di proiettare uno stato d'animo o un'idea e ci spendo molto tempo. È strano, sono diverse persone contemporaneamente. Quando non sono impegnato qui, ho la mia carriera da freelance e poi c'è l'artista, cinematografo, fotografo. Reinvesto i soldi che guadagno in attrezzatura. Sto anche lavorando a un nuovo album. Ho un certo seguito come musicista. Sembra che io vada in diverse direzioni, ma per me non è così. Quando disegno non è molto diverso da quando scatto fotografie. Il disegno e la pittura rappresentano il tuo background. Ti hanno aiutato nella fotografia? Assolutamente sì. Ad esempio, per il lavoro su Alice, ho disegnato uno storyboard prima di scattare le foto. E per la serie Nel deserto è successa la stessa cosa. Quanto ritieni sia importante ottenere gli effetti in fase di scatto anziché in post-produzione? Dipende dallo scatto. Se si tratta di un ritratto, in genere non lo post-produco molto. Se invece il progetto è complesso, a volte richiede molto più lavoro. In genere cerco di tenere la post-produzione al minimo, non più di un minuto o due. È molto veloce. Si tratta per lo più di cercare la composizione giusta. Non ritaglio nemmeno le immagini. Il ritaglio generalmente mi serve per ottenere un formato quadrato. Lo adoro ed è il motivo per cui probabilmente presto comprerò una fotocamera a medio formato. Che attrezzatura usi? Uso una Canon 1DS Mark III. Anche se ho due zoom, scatto principalmente con obiettivi a focale fissa. Rettilineare, 15 mm fisheye, 20 mm rettilineare, un 24, un 35, un paio di 50 mm, poi passo agli 85 e ai 100 mm, un 200 mm e infine gli zoom, il 70-200 e il 24-78. Se dovessi scegliere un solo obiettivo, quale sarebbe? Domanda difficile. Onestamente l'obiettivo che uso di più è il 35 mm f1.4 e infatti è distrutto, sta cadendo a pezzi. Devo farlo riparare. Non credo vivrà molto a lungo, è quello che ho sfruttato maggiormente. L'occhio umano generalmente vede a 44 mm. Io credo di avere una visione periferica leggermente più ampia e quindi 35 mm è la focale che mi sembra più naturale. Probabilmente 40 mm sarebbe meglio, ma Canon non produce obiettivi a focale fissa di questa lunghezza. Mi fa diventare matto. Probabilmente ne costruirò uno personalmente. Come si costruisce un obiettivo? Compro degli obiettivi vecchi e li adatto alla mia macchina fotografica. Ad esempio, ho un Canon 50 mm f1.2 degli anni 60, che ha una qualità molto morbida, e un 50 mm f1.4 della Nikon. È interessante vedere la differenza tra le due lenti. La Nikon sembra ricevere bene i verdi e i blu, la Canon si comporta meglio sui rossi. A questo punto della mia carriera ho molti amici proprietari di negozi di macchine fotografiche e spesso hanno per le mani vecchi obiettivi non funzionanti.
Io li prendo, li smonto e li assemblo nuovamente a seconda di quello che ho in mente. Oppure recupero le lenti di plastica della Olga o le lens in a cap della L'Oreal. Amo sperimentare. Non mi piace limitarmi a un solo tipo di fotografia. Mi rendo conto che è un approccio abbastanza inusuale quando mi confronto con altri fotografi. Vedo fotografi di matrimonio senza attrezzatura, noleggiano tutto l'occorrente e non sembrano mettere particolare passione in ciò che fanno. Non ho mai scattato un matrimonio e l'idea di farlo... Preferisco rimanere un creativo. Ad esempio, amo sviluppare almeno un paio di progetti astratti all'anno. Realizzo strane serie di ritratti, ricerche personali. Mi piace portare avanti idee particolari, ad esempio vestire un modello di alluminio. È divertente. Quando scatti a concerti ed eventi, quali vantaggi e quali svantaggi ti procura usare quasi solamente focali fisse? Per la fotografia di eventi le focali fisse funzionano meglio, anche se a volte ti si ritorcono contro. Nello specifico, quando scatti in situazioni di luce bassa, più veloce è l'obiettivo e migliore è la capacità di messa a fuoco. Non ho un obiettivo che sia più lento di f1.8 e i più veloci sono f1.2, un 50 mm e un 85. Queste lenti hanno la capacità di mettere a fuoco anche con luce molto scarsa, a patto che ci sia un elemento abbastanza contrastato. Gli zoom, fatta eccezione forse per il 70-200, non lavorano altrettanto bene. Il problema a quel punto è che diventa necessario cambiare obiettivo mentre si scatta. Tempo fa, quando realizzavo molte foto di concerti, mi sono accorto che gli zoom che stavo usando non erano sufficienti, erano troppo lenti. Credo fossero 3.5, 5.6 e non erano abbastanza veloci. Ho cominciato ad usare un 50 f1.8 o 1.4 e ho notato che riuscivo a ottenere risultati migliori. È il problema di quando si scattano immagini ai concerti. Ho lavorato sul Sunset Strip, dove ci sono diversi locali. Agli eventi importanti c'è un'area riservata ai fotografi, ai quali è consentito l'accesso per le prime 3-5 canzoni. Scattano le loro foto e se ne vanno. Quando invece assisti a eventi minori con band meno conosciute o con band famose che amano suonare in questi posti, ti trovi a fare foto in mezzo alla folla. E se scatti con una focale fissa, devi cambiare obiettivo mentre ti vengono addosso, ballano, spingono. È capitato che riuscissi ad afferrare gli obiettivi giusto un attimo prima che toccassero terra. In genere nel mio kit ci sono 6-7 obiettivi diversi. Avere una corporatura robusta aiuta. Che tipo di luce usi? Sperimento molto con la luce. Per circa 2 anni ho scattato un autoritratto al giorno usando luce artificiale e cercando di ricreare particolari stati d'animo. E se vedevo la locandina di un film e la trovavo interessante, cercavo di riprodurla. Questo mi è servito molto quando sono passato a fare la correzione colore per il cinema. Le due tipologie di lavoro si aiutavano a vicenda. Spingevo in una direzione da una parte, spingevo in un'altra direzione dall'altra parte, e a volte le due cose si sincronizzavano. Ad esempio, mentre lavoravo a Riddick, mi sono accorto che stavo usando tecniche di correzione colore molto simili a quelle degli autoritratti che stavo scattando a casa. Non so se sono un tipo da illuminazione naturale, però mi piace giocare con la luce. Molti fotografi hanno le loro teorie sulla luce diurna e va bene, ma io sono anche un pittore e parto dal presupposto che la luce è qualcosa che si può manipolare. Al momento sto costruendo un gigantesco kit di luci alloxeno e ne ho già creato un altro di luci a fluorescenza. È divertente. Uso quasi solo monotorcia Ansel, mi piace l'attrezzatura della Profoto, anche se dal punto di vista economico non è l'opzione migliore.
No, non direi che sono un tipo da luce naturale. Se sai di poter controllare la luce, ti si aprono molteplici possibilità. Che differenza c'è tra fotografare e fotografare su un set cinematografico? La differenza principale sta nel fatto che se scatti durante le riprese con l'audio in presa diretta, non puoi fare rumore, non puoi fare... Devi inserire la macchina fotografica in una scatola che si chiama Sound Blimp. C'è un solo personaggio al mondo che le costruisce, si chiama Mark Jacobson, e le ha inventate suo padre. Sono lui e la moglie che nella Valley costruiscono questi oggetti. Sono essenzialmente gigantesche scatole d'alluminio con un foro per l'obiettivo. Si mette un tubo sopra la lente e c'è un filtro di vetro. Hanno due pulsanti, la parte posteriore si può aprire e c'è una piccola finestra per il mirino. Nella parte anteriore ci sono un pulsante per bloccare la messa a fuoco e un bottone per scattare la foto. Si usano tubi diversi per lenti diverse, ad esempio per il 70-200 il tubo serve per zoomare, mentre per le focali fisse consente la messa a fuoco. Quando lavori sul set devi fare attenzione a non intralciare e devi cercare di conoscere più persone possibile, diventare il miglior amico del regista e del direttore della fotografia e creare un buon rapporto con gli attori. A volte ti trovi a scattar loro delle foto in situazioni strane e devi sentirti a tuo agio con loro e loro con te. Di solito si lavora per uno studio, per un publicist o per un agente. A un certo punto incontri il regista per decidere quale direzione prendere. Se si tratta di un film sui vampiri, non ha senso realizzare una serie di scatti felici. Devi fare foto che aiutino a vendere il film. Le foto che stai scattando le prendono immediatamente per vedere se possono fornirle a qualche rivista. Quando sei sul set, fotografi anche il backstage? Ogni volta che sono stato su un set, ho sempre ritratto anche le persone che lavoravano al film. A volte collabori con grandi registi ed è ovvio che tu voglia scattargli almeno una foto. Se sei sul set di un film di Spielberg e lo vedi dietro alla macchina da presa, lì c'è una foto. Ogni volta che ho scattato foto di backstage, ho pensato che fossero illuminate meglio di quelle degli attori. La luce era più drammatica. Lo studio di solito ti paga per scattare foto di scena, non di backstage. Ma se puoi e se riesci ad avere buoni scatti della troupe, a volte questi possono essere usati. Chi detiene i diritti delle immagini scattate sul set? Io mantengo i diritti di tutto ciò che scatto. Tutto il lavoro che ho fatto per lo studio, le mie ricerche personali, sono miei, ma ovviamente anche dello studio e dell'azienda che mi assume. In queste situazioni, quante foto vengono scattate al giorno? In generale scatto molto meno di altri fotografi. Ne ho conosciuti diversi tramite i workshop o i forum e in genere scatto meno di loro. Quando però stiamo ricostruendo un'immagine 3D, dobbiamo scattare da angolazioni specifiche per poter dare il materiale a chi lavora alle texture. Per una notte al museo avevamo più di 6.000 foto. Curi tu la post-produzione dei tuoi scatti? A volte vengono ulteriormente lavorati dopo la consegna, senza che io abbia alcun controllo, ma il cliente riceve da me un'immagine pronta per la stampa. Sul set scatto pensando che ogni foto dovrà essere stampata e con grandi dimensioni. Mi accerto di avere messo a fuoco nei punti giusti e che la foto abbia una buona qualità, che possa reggere una stampa di grandi dimensioni. A volte all'improvviso decidono di usare un'immagine per una doppia pagina su una rivista e ti dici, sono contento di averla scattata bene, se ci fosse qualcosa fuori fuoco si vedrebbe subito.
Credo di aver mantenuto la mia reputazione di essere stato contattato per i lavori che ho fatto proprio sulla base della qualità di quello che ho consegnato. Se potessi collaborare con una persona senza limiti di budget e tempo, chi sarebbe? Probabilmente mi piacerebbe lavorare con un fabbricante di oggetti, quali ad esempio protesi oppure set e costumi. Qualcuno come Rick Baker, 20 anni fa. Il problema che incontro spesso è che mi piace davvero lavorare ai progetti per conto mio e a volte è difficile per me prendere un'idea e affidarla a qualcun altro. Che impatto ha avuto Internet sul tuo lavoro? Inizialmente, quando ho cominciato a navigare su Internet 10 anni fa, c'erano pochi forum di persone creative. Ma fortunatamente quelle poche persone che erano online erano professionisti nell'industria disposti a comunicare con te all'interno dei forum. Ho fatto amicizia con un certo Rod Lemon, insegnante di anatomia. Continuavi a incontrare online molte persone che ti aiutavano a migliorare. E quando ho cominciato a fare foto, Rod si era entusiasmato perché gli piaceva quello che stavo facendo con la luce e dipingeva dei quadri partendo dalle mie foto. Era pazzesco vedere persone che non vivevano vicino a me, ma mi aiutavano. E poi hanno iniziato a comparire nuovi forum. Mi sono affiliato a uno di questi, conceptart.org. Molti degli artisti che frequentavano quei primi forum iniziarono a creare i propri e io stavo già cominciando a lavorare nel cinema e nei videogames ed era un modo interessante di comunicare. C'è un artista che si chiama Feng Zhu. Il suo primo post su internet è stato «Voglio lavorare a un film di Star Wars» ed è finito a lavorare su Star Wars prima che uscissero gli ultimi capitoli. Se guardi la sua storia, ti rendi conto che si è fatto conoscere ed è migliorato attraverso internet. Un altro aspetto che vorrei sottolineare è la condivisione delle informazioni. Non ho problemi a condividere gli aspetti tecnici. Conosco molti fotografi che non parlano di quello che fanno. Io non ho segreti per quanto riguarda la mia attrezzatura. Se si parla del processo tecnico, non ho alcun problema a dire alle persone «Uso Flash Ansel, se vuoi conoscere il setup delle luci, posso dirtelo». E quando stai sviluppando nuovi sistemi di macchine fotografiche, quando costruisci obiettivi, sei a un livello diverso. Contano più le tue idee dell'attrezzatura. Wow.